Attualmente per avere una casa domotica e quasi automatica non c'è bisogno più di tirare cavi, fili, tracce, rompere muri, spaccare, perché ormai Internet delle cose è a portata di mano, sono prodotti acquistabili. Tado è un esempio. Cosa fa Tado? Allora, questa è la novità, ovvero il controller per l'aria condizionata. Non è nient'altro che uno scatolotto Wi-Fi con un emettitore a infrarossi, compatibile praticamente con tutti i modelli di aria condizionata che hanno un telecomando a infrarossi. Cosa succede? Si mette questo scatolotto in prossimità del condizionatore, lui si è collegato alla nostra rete Wi-Fi e emette raggi infrarossi e controlla il condizionatore. Vedete, possiamo decidere la temperatura, possiamo decidere se mettere il condizionatore in deumidifica, automatico, riscaldamento, raffrescamento, decidere la temperatura e aumentare o diminuire la ventilazione, nonché metterlo in automatico. Si possono mettere più scatolotti, ovviamente uno per ogni macchina che abbiamo installato in casa. Qua vedremo le varie macchine corrispondenti alle varie stanze. Se avete più split, vi faccio vedere là un esempio di installazione. Vedete, c'è questo che emette l'infrarosso, un normalissimo condizionatore, quello che avete già applicato alla parete di casa verrà comandato dall'infrarossi e diventa possibile comandare l'aria condizionata anche da fuori casa, dal divano, insomma da dove volete voi. Altra cosa interessante di Tado è invece il termostato intelligente, che è questo. Questo si collega al posto del vostro termostato solito di casa, potete comandarlo dalla scatoletta, vedete si impostano i gradi, oppure anche qua wireless in remoto, ovviamente applicazione per Android e per iOS. Adesso è settato tutto in automatico, possiamo settare anche una programmazione, vedete, settimanale, decidere i modi e definire la temperatura per i vari modi, ma la cosa interessante è anche l'attivazione della geolocalizzazione. Cosa vuol dire? Se noi siamo fuori casa e lui sa dove siamo, ovviamente grazie al GPS, abbassa automaticamente la temperatura. Man mano che noi ci avviciniamo verso la casa, il termostato intelligente va ad accendere la caldaia proprio al momento in cui lui capisce che deve accenderla per farci trovare la temperatura giusta in casa al momento del nostro arrivo. La casa smart non si ferma qua, perché sempre per il riscaldamento, e dribbliamo magari i nostri colleghi e la PR, andrà a completarsi nel Q3 2016, quindi quasi tra un annetto, con la valvola termostatica smart. Basterà applicare questa valvola, e questo è magari per chi ha un riscaldamento centralizzato, quindi non autonomo, a ogni calorifero, e ogni valvola sarà comandabile da smartphone, perché queste valvole sono Wi-Fi, in modo da remoto poter controllare stanza per stanza la temperatura. Quindi, come vedete, una gestione della temperatura per un risparmio energetico, ma anche per un maggior comfort da remoto senza dover toccare un muro. Molto intelligente, molto smart. Mi piace questa piega che ha preso Internet of Things.